Nel giro di 20 anni, la maggior parte dei lavori saranno fatti da macchine, algoritmi, robot. Ora hai due possibilità. Possibilità numero uno è che non mi credi. Vai avanti così, fai la tua vita, imposti la tua idea di lavoro esattamente come la stai facendo adesso, pensando, ok, tra 20 anni in realtà il lavoro sarà più o meno lo stesso che c'è adesso, fatto nel modo in cui viene fatto adesso. Se ad esempio vuoi fare il medico, dirai, beh, tra 20 anni l'attività di un medico sarà esattamente quella che c'è adesso, quindi faccio il mio percorso, mi laureo, mi sparo tutto il periodo di specializzazione e a questo punto faccio il medico e tra 20 anni vivo felice. Good. Ipotesi numero due invece è che mi credi e pensi, ok, ma se tra 20 anni la maggior parte dei lavori saranno fatti da macchine, come posso rendermi realmente unico, insostituibile e avere poi un lavoro? E ad esempio potresti approfondire e dire, ma non credo a Montemagno, ma andiamo a vedere se è vero che nel giro di poco l'80% dei lavori fatti da un medico saranno sostituiti da lavori fatti da algoritmi. E magari scopri che Vinod Khosla, uno dei principali investitori americani, ha detto esattamente questa cosa qui, investe un sacco di soldi in questa direzione. Quindi è vero che ci sono miliardi di potenziali scenari disponibili, ma senza andare nei scenari futuristici, direi Kurzweil 2049, la singolarità è vicina, le macchine che prenderanno il sopravvento, che peraltro ha anche un suo senso, perché se tu sei una macchina e diventi più intelligente dell'uomo, cosa fai? Stai lì a prendere ordini da un essere inferiore? Quindi mi sa che questo inevitabilmente succederà. Ma restiamo per un momento sul tema del lavoro. Tra 20 anni il lavoro verrà fatto da macchine. Una grande quantità di lavori. Con certezza tutti i lavori che hanno una ripetitività, una serie di compiti facilmente individuabili. Il cameriere, la segretaria, la cassiera, il casellante è già stato sostituito. Tutti i lavori che riguardano attività semplici, manuali, questi saranno sostituiti. Se viene sostituita l'attività di un medico perché gli algoritmi Big Data riescono a fare delle previsioni migliori di un medico, vuoi che lavori che sono molto più semplici non vengano sostituiti? Scommettici. Quindi qual è la chiave, amici miei? Non lo so. Però mi immagino due cose. Numero uno, essere il più unici possibili. Essere il più incredibilmente univoci possibili. Costruire il miglior brand di se stessi possibile. L'unicità, amici, è quella che ha valore. Numero due, leggendo questo articolo di Fortune, giornale che non vi consiglio, ma in questo caso c'è un articolo interessante di questo signore, Panasonic. Beh, un po' questa è la chiave. Reinventarsi. Questa è la chiave. Pensate a Panasonic, è una storia interessante, ve la suggerisco. 2012, un debito di 10,2 billion di dollari. 10,2 miliardi di dollari di debito. Che cosa hanno fatto? Si sono reinventati. Reinventati. La chiave è reinventarsi, non aver paura di ricominciare, ripartire, prendere un angolo totalmente diverso della propria carriera, una visione completamente diversa che non ci saremmo mai immaginato. Quando ci vediamo tra 20 anni e gli algoritmi avranno la maggior parte dei lavori a disposizione, i reinventatori, saranno i reinventatori quelli che si troveranno meglio. Ok, tra 20 anni ci rivediamo e vediamo chi aveva ragione.